A distanza di 18 giorni dal voto, Schifani è entrato in possesso delle sue facoltà. Il nuovo presidente della Regione Sicilia, Renato Schifani, infatti, è stato proclamato ieri presso la Corte d'Appello di Palermo. La cerimonia è stata possibile grazie alla chiusura definitiva di tutti i plichi delle 592 sezioni siciliane al voto. Mancano ancora i dati finali per dichiarare nuovi eletti all'ARS. Ma i numeri disponibili non consentono più di sovvertire il risultato riguardante il presidente. Comincia così la nuova vita politica di Renato Schifani, anche se da neopresidente della regione è consapevole, a causa delle difficoltà che l'isola si trova a vivere, dell'arduo compito che lo attende. Schifani però dovrà ancora aspettare per avere a disposizione una giunta con pieni poteri, come lo stesso ammette a margine della proclamazione tenutasi a Palermo. Principalmente guarderò un occhio alle emergenze, le emergenze sociali, le emergenze diciamo, minorili, le emergenze, speriamo non si ripetano, delle catastrofi, dei disagi ambientali. Mi auguro che si concluda questa fase e che si possa insediare una giunta nella pienezza dei poteri, per la quale non è che mi prenderò i miei tempi, cercherò di dividere tra interesse per la giunta e interesse dei siciliani, perché gli interessi dei siciliani vanno pure privilegiati rispetto al rispetto istituzionale, perché non potrò fare a meno naturalmente della giunta che mi dovrà collaborare e sarà anche fatta bene. Inoltre, da governatore siciliano, Schifani rivolge un pensiero a Ignazio La Russa, eletto ieri nuovo presidente del Senato della Repubblica. Un saluto particolare l'ho mandato poc'anzi al neo-sindacato dello Stato. Sono felicissimo della sua elezione, è una persona alla quale mi lega grande stima d'amicizia. Abbiamo avuto percorsi istituzionali comuni, io Presidente del Senato, lui Ministro della Giustizia, percorsi politici comuni, io Capogruppo anche lui. Quindi devo dire che per la Sicilia oggi è un momento tutto sommato felice. Dopo la proclamazione per Schifani sarà il momento dell'insediamento, quando oggi alle 18 a Palazzo d'Orleans in Sala Alessi a Palermo avverrà il passaggio di consegne con il presidente della regione uscente Nello Musumeci. Inizierà così ufficialmente l'era del nuovo governatore siciliano Renato Schifani.